Ma che bello tutto questo, preoccuparsi degli altri, chiedere stai bene, hai fame o no, e vivere, vivere, vivere per il cuore degli altri, per la sua felicità. Dopo 2 anni dal Festival di Sanremo esce una canzone, si chiama Il cuore degli altri. È una canzone che appena ho sentito realizzata in studio e nella versione prodotta in studio, ho deciso che doveva essere assolutamente il pezzo con cui riniziare, con cui ripartire in qualche modo. Questa canzone penso sia necessaria in questo momento per me, ma non solo. È una canzone che parla degli altri, delle persone che gravitano attorno a me e dice fondamentalmente quanto sia, se vuoi anche ridicolo, occuparsi solo delle proprie vite. E come diceva Gaber, quanto per realizzare la propria felicità sia importante occuparsi della felicità degli altri. È una canzone dolce, è una canzone che parte da una chitarra acustica, come la canzone di un cantautore, poi viene un po' sporcata da qualche suono di una batteria elettronica vecchia, c'è un pianoforte a muro, un po' americano. Sono le influenze che hanno fatto parte dei miei ascolti e della mia vita, ed è sicuramente la produzione più vicina all'idea che ho nella testa di come deve essere una mia canzone. Non è un pezzo estivo, ma era, per quanto mi riguarda, anche semplicemente per la mia vita, ed è un pezzo che mi in qualche modo mette o rimette in pace, un pezzo che ha anche una certa dose di speranza e una certa dose di serenità. Nell'immagine di copertina sono in montagna in luoghi molto importanti per me, sul lago di Bryce, che è un bellissimo lago. Penso che la modalità e lo scatto di quella foto siano molto vicini e vadano a toccare molto il concetto e l'emotività in qualche modo con cui ho scritto questa canzone. Quindi quando ho visto questa foto l'ho associata a questo pezzo ed è rimasta così. Ed è un luogo che ritroveremo anche nel video che uscirà.